Buonasera, benvenuti all'appuntamento con la comunicazione economica di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico RT8. Parliamo nella puntata odierna di un tema che sembra monopolizzare l'attenzione a livello globale, vale a dire la intelligenza artificiale con tutte le sue implicazioni dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista etico. Da una parte c'è l'evidenza che si possono ridurre i costi di lavoro e si possono anche aprire nuovi mercati ed esplorare nuovi orizzonti. Dall'altra parte questa rivoluzione tecnologica ci mette di fronte alla necessità di tutelare i posti di lavoro, così come gli utenti che si approcciano a questa tecnologia, sia dal punto di vista della comunicazione che dal punto di vista della tutela dei dati, quindi la privacy. Ne parliamo con gli ospiti che sto per presentarvi e quindi in studio torna a trovarci Silvano Pagliuca, che è il presidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. Buonasera. Buonasera. Ancora in studio abbiamo Alessandro Greco, che è responsabile di marketing e crescita. Buonasera. Buonasera. In collegamento abbiamo il reverendo Andrea Ciucci, che è segretario generale della Fondazione Vaticana Renaissance per l'etica dell'intelligenza artificiale. Buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli telespettatori. Questi sono i nostri ospiti, quindi possiamo addentrarci nel merito della nostra puntata che si profila veramente molto ricca. La parola va al presidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, il presidente Pagliuca, per fondamentalmente continuare a esplorare quanto abbiamo anticipato nella nostra introduzione. A lei, presidente. Beh sì, intanto di nuovo buonasera a tutti, perché tutto questo interesse intorno a questa tecnologia, ma direi almeno per due motivi. Il primo è perché senz'altro una tecnologia anche divertente, molto divertente, e soprattutto lo hanno capito i giovani. È molto facile, ad esempio, anche fare una traduzione di un video in qualsiasi lingua, ma assolutamente mantenendo il proprio tono di voce e anche il movimento del labiale. Pochissimi secondi per realizzare queste cose, ma anche se vogliamo attraverso una, diciamo, un'organizzazione più strutturata, notizia di pochi giorni oramai, che abbiamo la prima influencer virtuale italiana, Francesca Giubelli. Tutto questo è possibile attraverso una, diciamo, un'adoption dell'intelligenza artificiale che è stata velocissima. ChatGPT, che tutti conoscono, comunque la maggior parte delle persone ne ha sentito parlare, è una diciamo, piattaforma che ha nei primi 2 giorni avuto un accesso di oltre 2 milioni di persone e ha toccato il tetto di 100 milioni di utilizzatori nei primi 2 mesi. Pensate che TikTok ha impiegato per raggiungere 100 milioni di utilizzatori 9 mesi e Instagram 2 anni e mezzo. Quindi diciamo un'adozione molto veloce. Il secondo motivo per cui, invece, un motivo molto più profondo, si parla di intelligenza artificiale è perché è una tecnologia che è disruptive, molto diciamo innovativa, come anche altre tecnologie disruptive abbiamo avuto in passato. Mi riferisco ad esempio all'elettricità, all'avvento della radio, della televisione, del computer, di internet. E praticamente queste tecnologie hanno però avuto la caratteristica di avere un'adozione molto lenta. Qui vedete praticamente delle innovazioni che vi ho citato, come avvicinandoci fino ai tempi nostri, l'adozione è sempre più rapida, cioè c'è sempre una, come dire, un raggiungimento sempre più veloce. E la caratteristica però di queste tecnologie che ho citato è che sono gentili, sono transizioni che sono avvenute lentamente, quindi sia la società che il mondo del lavoro si è potuto in qualche modo adeguare. La concomitanza invece di ben 2 tecnologie disruptive, come quella dell'intelligenza artificiale da una parte, che attraverso l'utilizzo di quella miniera d'oro che va sotto il nome di Big Data, attraverso l'algoritmo mette a correlazione i dati, e l'altra,
tecnologia disruptive concomitante che va sotto il nome di quantum computing rende praticamente molto impattante. Quindi questa è una transizione molto violenta, molto, molto forte, che chiaramente potrà dare molte opportunità, una crescita importante soprattutto nei paesi dove abbiamo già una buona digitalizzazione, ma chiaramente nasconde anche delle possibili nuove povertà. Proprio per questo sentiamo parlare anche di etica, perché è una stretta via che dobbiamo percorrere, che chiaramente da una parte non possiamo normare troppo per evitare di ammazzare la tecnologia, ma dall'altra non possiamo neanche normare troppo poco con gli effetti collaterali e negativi che potrebbero venire fuori. Decisamente questo è il quadro introduttivo illustrato dal Presidente Pagliuca. Si è parlato dell'ambito normativo, si è parlato dell'ambito etico, e con queste considerazioni vado dal nostro ospite in collegamento da Ciucci per tentare di capire esattamente l'impianto normativo fino adesso che cosa propone e come si prevede potrà svilupparsi. E facciamo questa domanda in virtù del fatto che vale la pena ricordare che Ciucci è coordinatore della sede centrale della Pontificia Accademia per la Vita della Santa Sede, segretario generale della Fondazione Vaticana Renaissance per l'Etica dell'Intelligenza Artificiale e inoltre lavora sulla relazione tra antropologia, etica ed esperienza religiosa, con particolare riferimento alle nuove tecnologie, alla condizione giovanile, familiare e al cibo. A lei la parola. Troppe cose in un momento solo. E come diceva prima, è vero, siamo davanti a un fenomeno particolarmente veloce, assolutamente globale, capace di mutare non poco le condizioni della vita, non soltanto di alcuni addetti ai lavori, ma dell'intera umanità su questo pianeta. Ora, detta così, capite che diventa subito decisiva e importante porsi la domanda: e quindi come lo facciamo? Perché lo facciamo? In che modo? Con quali fini? Con quali attenzioni? È il motivo per cui alla fine ci sta anche un prete dentro questa cosa qui, no? Perché abbiamo a cuore la storia delle persone e del pianeta che lo abitano, quindi questo certamente. Bisogna ammettere che negli ultimi tempi c'è stata una particolare grande fioritura di normative su questi temi. L'Europa ha promulgato questo AI Act, ma negli Stati Uniti sono usciti alcuni documenti, così anche in altre parti del mondo, non in altri contesti culturali invece o politici, questo è vero. Questo credo che sia estremamente importante e decisivo, perché dobbiamo assolutamente regolare questo fenomeno come in passato ne abbiamo regolati altri, no? Affinché davvero ci sia la custodia delle persone, e tra le persone soprattutto chi è più debole e chi più fa fatica, così come ci deve essere una custodia del legame sociale, perché queste tecnologie in qualche modo danno una forma diversa e nuova alla società e alla nostra convivenza civile. Credo però che accanto che in maniera più approfondita rispetto a una questione di normatività che appunto va fatta e va continuamente fatta e poi con un fenomeno così grande va anche continuamente aggiornata, io credo che questa domanda di normatività ne impone una più ampia, che potremmo dire definirla così. Abbiamo nelle nostre mani una tecnologia davvero estremamente potente, con cui possiamo ridisegnare legami sociali e il mondo che abitiamo. E quindi cosa vogliamo farci? Per cosa le mettiamo a servizio? Io credo che ci siano nella storia dell'umanità dei momenti in cui questa domanda bisogna riporsela, perché abbiamo uno scenario nuovo che la torna a far diventare una domanda importante. Già, dove vogliamo andare? E avendo a disposizione delle tecnologie clamorosamente importanti, come vogliamo usarle? Verso quale modello di società? Verso quale modello di attenzione alle persone? E questo non è un problema di rincorsa. Spesso si dice che la normativa rincorre la tecnologia. È vero, certamente funziona così. Questa invece, questa domanda, la dobbiamo imporre. Già, dove vogliamo andare? E adesso che abbiamo degli strumenti capaci di fare delle cose incredibili, dove vogliamo utilizzarli? E io credo che su questa domanda siamo chiamati un po' tutti a contribuire, sapendo che lo facciamo, e forse questo è lo scenario nuovo rispetto ad altri contesti, in un contesto subito globale,
Perché appunto questa è una tecnologia che è fatta con minerali africani e cinesi, tecnologie occidentali e amministratori delegati tutti indiani. Cioè c'è il mondo dentro, un mondo fatto di culture, tradizioni, esperienze, socialità diverse. È credo lo sforzo di questo tempo. Certo, concordiamo e questa sua considerazione mi dà la possibilità di tornare qui in studio per chiedere a Greco, che si occupa da tanto tempo di marketing, in questo ambito della comunicazione, del marketing, qual è l'impatto dell'intelligenza artificiale? A lei. Grazie. L'intelligenza artificiale sta avendo un impatto devastante, direi, in tutti gli ambiti. Per quanto riguarda il marketing, gli effetti maggiori si vedono, e quando dico vedono, intendo proprio si vedono, maggiormente proprio nell'ambito della comunicazione, della creazione di produzione di contenuti, non solo testuali, ma anche grafici e video. Come diceva prima il presidente Pagliuca, oggi un qualsiasi ragazzino che ha un video può tradurlo in pochi minuti in tutte le lingue del mondo e raggiungere un pubblico che prima gli era assolutamente impossibile coinvolgere. Pertanto i maggiori vantaggi si hanno sicuramente in ambito di comunicazione. Un'azienda che vende prodotti in Italia oggi è molto più avvantaggiata se decide di aprirsi ai mercati esteri. Questi, diciamo, sono i vantaggi, che ce ne sono anche molti altri, però bisogna stare attenti, perché comunque faccio un esempio sciocco magari, no? Venendo qui, proprio recandomi in studio, ho incontrato un 6x3 di un'azienda che si vedeva molto, per chi è nel settore si vede che l'immagine realizzata con l'intelligenza artificiale, il tizio che c'era nell'immagine aveva 6 dita. A me che sono nel settore è venuto da sorridere perché ho riconosciuto immediatamente gli errori tipici di quella che è una tecnologia che, se vogliamo, è giovanissima, seppure ha già avuto una crescita devastante e non abbiamo ancora visto nulla, perché quello che io penso è che quello che è arrivato sul mercato è forse l'1% di quello che hanno in cantiere le grandi aziende. Proprio l'altro ieri c'è stato un grande lancio di cui magari parlerò in un secondo momento. Pertanto bisogna stare attenti. Per quanto riguarda poi un altro aspetto molto toccante di cui si è già parlato, è sicuramente, come tutte le tecnologie disruptive, porta opportunità ma porta anche crisi. E laddove ci sono problematiche, sicuramente dal punto di vista occupazionale, io credo che avremo, seppur con una velocità molto molto sostenuta, avremo un primo passaggio in cui le persone non perderanno il lavoro a causa dell'intelligenza artificiale nuda e cruda, ma perderanno il lavoro a causa di chi fa il loro stesso lavoro ma sfrutta l'intelligenza artificiale. Questo nel mentre l'intelligenza artificiale si perfezionerà e non commetterà più quegli errorini di cui parlavo prima. Allora ci sarà una fase in cui veramente sono tutti a rischio. L'altro giorno mi chiedevano, secondo me, chi è che non rischia nulla con l'avvento dell'intelligenza artificiale, e gli ho risposto il mio acconciatore, proprio per spiegargli che non c'è chi non rischia nulla. Tutti rischiano di essere sommersi da quest'onda che sta arrivando. Quando arrivano queste onde, c'è chi semplicemente studia e surfa, e chi viene semplicemente sommerso e non si salva più. Per cui sicuramente, come dicevano sia il presidente Pagliuca che il dottor Ciucci, bisogna normare laddove è possibile, stando attenti a non esagerare come facciamo classicamente in Italia. Io un po' sono preoccupato perché immagino che le imprese in particolar modo faranno quello che hanno fatto un po' con l'avvento del digitale, cioè hanno pensato: è arrivato il digitale, non mi serve più il mio del responsabile marketing o l'agenzia di marketing, perché tanto mio cugino, che è bravissimo con i social, salvo poi accorgersi che dopo 6 mesi il famoso cugino non è in grado di impiantare una strategia senza la quale fortunatamente non si può ottenere nulla. E credo e temo che avverrà la stessa cosa con l'intelligenza artificiale. Il copywriter non mi serve più perché tanto c'è ChatGPT, non è vero, perché ChatGPT è un supporto eccezionale, ma alla fine l'ultimo controllo lo deve fare l'essere umano, perché comunque l'intelligenza artificiale mischia i contenuti che noi gli abbiamo fornito, e i contenuti possono contenere un sacco di errori, appunto. Questo è incontrovertibile, è ovvio che effettivamente è così, e visto che abbiamo parlato di come cavalcare quest'onda per non essere sommersi, spazzati, chiederei al presidente Pagliuca appunto di dirci qualche considerazione in merito. Da una parte la necessità di aggiornarsi, dall'altra parte l'esigenza di tutelare i posti di lavoro, da un'altra parte concepire anche nuovi orizzonti e nuovi modelli. A lei, Presidente. Ma intanto l'intelligenza artificiale
ci pone anche una grande novità, cioè noi abbiamo visto finora le tecnologie che hanno risolto problemi legati alla ripetitività delle attività e anche allo sforzo fisico. Beh, per la prima volta abbiamo una tecnologia che in realtà in qualche modo toglie anche la parte intellettuale. Questa è la grande novità, tant'è che le attività lavorative che oggi sono a rischio sono attività che riguardano i colletti bianchi, a differenza di quando avveniva prima nel passato che riguardava appunto le attività dei colletti blu. Dico questo perché se vogliamo andare a vedere un po' quello che succede nel mondo del lavoro, noi abbiamo assolutamente già dei settori sui quali sta impattando la tecnologia. Mi riferisco ad esempio al campo dell'editoria. Il campo dell'editoria perché ad esempio negli Stati Uniti dal 2005 ad oggi più di un terzo dei giornalisti si sono persi, non hanno più un'attività propria, ma sempre su questo tema dell'editoria possiamo dire che ad esempio in Germania il più grande giornale venduto in Europa, il Bild, il suo editore ha deciso di utilizzare intelligenza artificiale, lo ha fatto con un contratto da 10 milioni di euro con OpenAI e ha fatto un piano di licenziamenti che tocca circa 200 persone, un terzo delle sedi che operano in Germania. Tra l'altro questo editore ha una sede anche in Italia dove gestisce una rivista che si chiama Upday e in Italia abbiamo avuto il primo caso di 3 giornalisti appunto di questa rivista curata da questo editore, 3 giornalisti che sono stati licenziati. Ma c'è dell'altro, a settembre il New York Times ha dato mandato ai propri legali di agire contro OpenAI, bloccandone intanto il suo crawler. Il crawler è una interfaccia software che serve a succhiare dati, per questioni legate al copyright. Ne vedremo delle belle, sarà un caso destinato a fare giurisprudenza. Altri mestieri sono a rischio, come quello ad esempio dello scrittore. Mediamente negli ultimi 10 anni questo mestiere ha abbassato dal 23% la media del guadagno, questo soprattutto per un fenomeno che si è innescato attraverso nuovi contenitori streaming, a differenza dei programmi tradizionali che hanno prodotto contenuti streaming, ma che hanno cambiato anche il modello, cioè da un modello tradizionale che contava più di 20-22 episodi per contenitore, quindi teneva impegnato uno scrittore per 30-40 settimane per questa attività, a streaming che invece contengono 10 puntate al massimo e quindi hanno abbassato la propria attività a circa 20 settimane. Per non parlare dei doppiatori, se ne parlava poc'anzi, lo ricordava Alessandro Greco, con la disponibilità di questa tecnologia così pervasiva, evidentemente i 2500 doppiatori sono fortemente a rischio. C'è poi un altro settore importante, ce ne sono tanti altri, ma quello che mi sento di ricordare qui è quello della sanità, in particolare quello che sta avvenendo in Inghilterra, ad esempio al dottor Goulburn, che è uno dei 200 medici di base degli inglesi, che ha aderito a un progetto ed è uno dei medici, dei 200 medici di base, che utilizzerà uno stetoscopio, che sappiamo essere uno strumento che ha ormai più di 200 anni e al quale strumento è affiancato in realtà una tecnologia di intelligenza artificiale che è in grado di auscultare e di prevenire anche patologie latenti. Qual è il vantaggio di questa tecnologia in questo settore e specificamente per i medici di base? È un po' quello che accade in tutti i paesi. Abbiamo in Inghilterra 7 milioni e 700 mila pazienti che hanno bisogno di una visita non urgente,
ma che statisticamente tra questi 7 milioni e 700 mila persone ci sono almeno 300 mila persone con patologie silenti e 30 mila di questi non arrivano neanche a fare la visita. Quindi è un enorme risultato, in questa volta devo dire assolutamente positivo, che smaltirà le file ma soprattutto consentirà ai medici di intervenire, anche il medico di base, poter dare farmaci anche salvavita. Cosa possiamo fare? Ma intanto dobbiamo immaginare un'Europa che sia un'Europa politica, a differenza di quello che finora abbiamo visto, soprattutto nel campo tecnologico. Oggi la tecnologia è diventata importante più di prima e può fare le vere differenze, cioè si rischia di governa oppure si rischia di esserne colonizzati, quindi abbiamo bisogno di un'Europa che sia equidistante dalla Cina, come tutti quanti dicono, ma secondo me anche dagli Stati Uniti. Noi non dobbiamo dimenticare che l'Italia ha dato natali a persone come Olivetti, come Mattei, ma anche come Federico Faggini, che è stato l'inventore del microprocessore. E siccome attraverso la tecnologia passa anche il futuro di tutti, ecco, io credo che far rientrare i nostri campioni di innovazione, i nostri giovani che hanno fatto soprattutto esperienze nei big data sparsi un po' per il mondo, ma soprattutto concentrati negli Stati Uniti e in Cina, io credo che questo sia un passaggio politico assolutamente da fare per il bene dell'Europa. Questa è una riflessione che ci rimanda appunto a contesti che hanno bisogno di una modalità diversa di approcciare questo discorso della intelligenza artificiale. Da una parte l'artificiale, dall'altra parte l'intelligenza umana, che possono dialogare senza per questo essere un elemento ostativo l'una per l'altra. Questo quadro l'ha voluto raccogliere in un libro, Ciucci, un libro dal titolo molto evocativo, Scusi, ma perché lei è qui? Che fondamentalmente ci parla di un dialogo tra intelligenze che percorre un viaggio dalla periferia romana fino al Vaticano. Ci riassuma un po', Ciucci, quanto ha voluto descrivere in questo libro? Questo libro è una storia di come abbiamo cercato di abitare questo mondo tecnologico davvero stando insieme alle persone che lo costruiscono, stando insieme alle persone che lo immaginano e lo progettano per il futuro. Ma se devo dire la verità, è dentro questo diario che ho voluto offrire appunto per raccontare anche a persone che poco lo conoscono dell'argomento quali sono i dibattiti e le questioni, mi piace sempre ricordare uno degli incontri più significativi per me. Eravamo a Houston, in Texas, dove c'è lo Houston Medical Center, probabilmente è il posto, l'insieme dei migliori ospedali del mondo, veramente è la mecca del posto migliore della sanità. E lì abbiamo incontrato il massimo esperto mondiale di cure palliative, che naturalmente lavora dentro l'ospedale oncologico da cui escono normalmente premi Nobel. E lui a un certo punto della visita ci ha detto: e adesso vi faccio vedere il frutto più avanzato della nostra ricerca tecnologica per le cure palliative delle persone che purtroppo sono negli ultimi momenti della loro vita. E ci ha tirato fuori e ci ha mostrato un seggiolino in legno. Noi l'abbiamo un po' guardato perché potevi immaginare le tecnologie, era un mondo fantascientifico, e invece il frutto più interessante, la maggiore innovazione tecnologica, era un seggiolino in legno. E ci ha spiegato: vedete, questo noi l'abbiamo realizzato facendo tutta una serie di analisi, di ricerche, perché questo seggiolino in legno è fatto esattamente della misura per cui è adatto al medico che si deve sedere di fronte al suo paziente. Perché, mi diceva questo medico, che si chiama Edoardo Bruera, quando lei deve dare una notizia molto difficile, talvolta una notizia ferale, a una persona, non può darla tenendo in mezzo una scrivania e neanche stando in piedi mentre la persona è in un letto. Deve essere esattamente alla stessa altezza e il medico e il paziente devono potersi guardare negli occhi.
Ecco, questo seggiolino serve a mettere il dottore nella posizione giusta per poter dire al suo paziente qualcosa di grave se non di terribile. Perché cito questo episodio? Oltre al fatto che appunto è un seggiolino in legno e non un microchip, ma perché in realtà le nuove tecnologie, anche questa incredibile nuova tecnologia, non esaurisce il compito dell'umano, anzi lo esalta. Prima abbiamo sentito di tutta una serie di questioni. È vero che il mondo del lavoro sarà cambiato, sarà clamorosamente cambiato, ma non necessariamente in una forma esclusivamente negativa. Appunto. Qual è la più grande scoperta scientifica nel campo delle cure palliative? Il bisogno di dire certe notizie guardandosi in faccia. Allora ben venga se noi abbiamo una tecnologia che è capace di aiutare un medico a fare diagnosi più precise, ad ascoltare rumori, lo abbiamo appena sentito con uno stetoscopio che lui non è più capace di sentire, o a vedere e a refertare decine di radiografie che in tempi velocissimi. Ben venga, perché noi stiamo liberando quel medico di tante questioni pratiche e gli stiamo offrendo più tempo per stare vicino al suo paziente, per potergli parlare, per potersi sedere di fianco a lui e dirsi le cose importanti della vita. Certo, ci vuole una transizione, bisogna gestirla bene, bisogna accompagnare chi si trova verso la fine della sua vita professionale in un campo che obiettivamente sta concludendosi, bisogna dire ai giovani che certi lavori non esisteranno più e quindi è assolutamente inutile che si fanno chissà quale disegno, chissà quale percorso di studi, ma io credo che se siamo saggi avremo l'occasione di una tecnologia estremamente significativa per essere ancora più umani. Grazie Reverendo, grazie mille. Questo suo ragionamento mi conduce qui in studio per continuare con altri esempi in questi due ultimi minuti. Tentiamo di riassumere con Greco qui in studio per continuare a parlare di questo dialogo tra intelligenze. Prego. Ma guardi, io ho portato dei supporti, non so se la regia riesce a mandarli, perché alcuni strumenti sono anche, come diceva inizialmente il Presidente Pagliuca, divertenti, in particolar modo quelli che danno luogo alla possibilità di creare immagini partendo da testo. Questa è un'immagine che ha fatto il giro del mondo, chiaramente questa foto non esiste, è stata creata da un'intelligenza artificiale di un tizio, non mi ricordo se fosse, forse probabilmente in Texas, che chiese semplicemente all'intelligenza artificiale di realizzare il Papa vestito da trapper, questo è quello che ne è venuto fuori. E altre immagini molto buffe, ci sono per esempio Trump che è stato arrestato, probabilmente questa manca poco che diventi vera, ma comunque finta. Poi ce ne sono altre, proprio l'altro ieri è stato annunciato da OpenAI il lancio di Sora, che è un software che crea video partendo dal testo. Ce n'erano già, ma non avevano minimamente una qualità simile a quella che stiamo vedendo, e il prompt per generare questo video è semplicemente: generami dei cagnolini che giocano nella neve. La qualità è imbarazzante. Poi la cosa veramente curiosa è che si possono generare video anche assurdi, che per esempio ne ho portato un altro, che sono due navi pirata che navigano in una tazza di caffè. Ora, questa roba fatta al computer ci metteremmo ore e ore e ore alla vecchia maniera. Questo è un prompt da credo 20 secondi, ok? Infine, se non erro, ho portato anche un'altra cosa più simpatica, non so se in realtà, sono sincero, non mi ricordo se l'ho messa nei dati da condividere. In ogni modo, quello che volevo dire è che semplicemente oggi c'è la possibilità per tutti, eccola. Ecco un video che dobbiamo ascoltare, se non vado errata. Sì. Allora, ascoltiamolo. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now. Qui è proprio il momento in cui si capisce un po' quali sono anche i rischi, perché finché si fa una cosa simpatica di Morgan Freeman che dice non sono Morgan Freeman, nonostante io sembri Morgan Freeman, ci si diverte, ma il giorno in cui esce fuori un video di Putin che dichiara guerra
a un altro stato che non sia l'Ucraina, prima che si capisca che quel video è falso, un po' di tempo passa. E io sinceramente non so cosa succede alle borse nel frattempo, per dirne una, no? Quindi, come dicevamo a bomba, e come diceva giustamente il dottor Ciucci, se siamo saggi diventeremo ancora più umani. A me è quel sé che preoccupa. Mi sembra una chiosa assolutamente pertinente, quindi ringrazio i nostri ospiti per questa magnifica carrellata, ringrazio in primis il presidente Pagliuca qui in studio, grazie per essere intervenuto. Buonasera. E ancora, sempre qui in studio, Alessandro Greco. Grazie, buonasera. Vado in collegamento per ringraziare il reverendo Ciucci. Grazie ancora davvero a tutti, buona serata. Per la parte tecnica i ringraziamenti vanno ad Andrea Di Fabio. Ringrazio tutti voi telespettatori per l'attenzione. Appuntamento alla prossima puntata.